In porta per l'Atletico gioca Utrero Labrador. Solitamente Ceballos Chang il titolare. E allora si comincia con Biryukov. Pallone gestito dal Krasnodar. Con Quintana Montero, uno dei migliori terzini di questo torneo, che allontana il pallone. Ora è Yatsenko a proporsi, poi il pallone è recuperato ancora da Quintana Montero. Franco Ruiz, che ha fatto molto molto bene quando è stato chiamato in causa, ora parte titolare in questa partita dove Yatsenko prova a portarsi avanti il pallone, se lo trascina però direttamente in rimessa laterale. Non gioca per il momento titolare Murcillo Fernandez, un po' di riposo e soprattutto un po' di spazio a Franco Ruiz, che qui va in contrasto ma lo perde con il numero 18 Glovatsky. Attenzione a Biryukov, prova ad andare via lui, si sposta, pallone in avanti, viene fermato ma lo recupera in maniera molto caparbia senza fallo. Ancora Biryukov cerca un pallone al centro, anzi forse addirittura una conclusione da situazione, da posizione decisamente defilata. Non mette in apprensione numero 13 Utrero Labrador, il portiere dell'Atletico Madrid. Adesso il pallone avanti per Franco Ruiz, deve uscire con il numero 12 Yuri Sheremet, che mette il pallone in out. Non controlla Franco Ruiz, cerca di arrivarci Quintana Montero. Alla fine rimessa laterale ancora Quintana Montero, che fa proseguire per Franco Ruiz, ma il pallone finisce sul fondo ben protetto dal Krasnodar. Il capitano di quest'oggi Glovatsky, che cede all'indietro per Sheremet. Si ricomincia con il possesso palla dell'Atletico Madrid, che ha già recuperato. Attenzione però all'errore, allora Biryukov può scatenarsi in ripartenza. Ancora Biryukov cerca un filtrante per il numero 11 Yatsenko, un po' troppo debole però il suo passaggio. Allora recupera bene l'Atletico Madrid, sale Sverlov, tocco centrale adesso ancora per tentativo da parte del numero 4 Arza Boiero, pallone che non passa, partita che allora non si sblocca. Adesso interviene Madrogno Milan a recuperare palla, poi Sverlov, ancora Madrogno Milan, l'altro giocatore Capellone insieme a Viso Velasco che è in panchina. Attenzione alla possibilità per Franco Ruiz con la parata a terra di Sheremet. Ha provato Franco Ruiz, Yatsenko, recupera palla adesso in qualche modo l'Atletico Madrid. Sta per entrare Golubkov, giovane numero 7 del Krasnodar. Ora Franco Ruiz non controlla, c'è un fischio però a favore dell'Atletico da parte dell'arbitro, che ha visto evidentemente una trattenuta. Eccolo qui il giovanissimo Pavel Golubkov, intanto la rimessa laterale, anzi il calcio di punizione per l'Atletico di Madrid, con il numero 2 sarà Quintana Montero ad andare a calciare, con l'arbitro che sistema la barriera. Uno dei migliori terzini di questo torneo, Quintana Montero, nato il 19 settembre 2006, va lui col numero 2, la palla dentro,
cerca di arrivarci di testa Arza Boiero, si alza anche una bandierina, quella dell'assistente, lascia proseguire però l'arbitro, il possesso palla comunque dell'Atletico Madrid con lo stesso numero 4 Arza Boiero che dà all'indietro per Utrero Labrador. Con calma il portiere dai capelli lunghi dell'Atletico Madrid attende anche il movimento da parte dei suoi compagni, si allarga il numero 2 Quintana Montero che però non può mai raggiungere questo pallone. Sempre 0-0 al sesto minuto con l'Atletico Madrid che ovviamente non ha voglia né intenzione né bisogno soprattutto di forzare nulla in questa partita, è già stabilmente primo, basta un pareggio agli spagnoli per essere primi nel girone. In realtà se l'Ajax dovesse battere Manchester United sarebbe comunque avanti rispetto agli olandesi per gli scontri diretti, avendo battuto l'Ajax 3-2. Adesso recupera palla Glowacki dietro per il numero 2 Tretiakov. Tanto proprio l'Ajax è passato in vantaggio. Ma come abbiamo detto, conta poco il fatto che sia passato in vantaggio l'Ajax, perché tanto l'Atletico Madrid con il pareggio è già sicuro del primo posto, ma lo sarebbe anche con una sconfitta. Adesso è Golubkov. Vuole uscire a testa alta da questo torneo il Krasnodar, che però si giocherà ancora una partita quantomeno. Quintana Montero verso Franco Ruiz che se ne va di bello con un buono slancio, poi forse è arrivato un fischio da parte dell'arbitro, ogni tanto si sentono un po' di fischi che arrivano anche dall'altro campo, non si capisce mai quale sia quello di questa partita. Utrero Labrador intanto con calma, ancora il portierino dell'Atletico Madrid che usa bene anche i piedi, numero 13, pallone di Sverlov centralmente, va in progressione l'Atletico con il tentativo di filtrante che non può raggiungere però Quintana Montero, pallone decisamente troppo in profondità. Golubkov recupera però un ottimo pallone, Riquelme Gonzalez, numero 7 Golubkov prova ad accentrarsi dentro il tentativo per Biryukov che va giù ma non c'è fallo. Allora Montana Quintero ancora in avanti dove Franco Ruiz prova ad agganciare e soprattutto tiene in campo questo pallone, davvero molto molto bravo. Sarà corner in favore del Atletico Madrid. Il pallone dentro, ci arriva Sheremet, magari non in maniera particolarmente elegante ma comunque efficace. Allora ancora il tentativo di Madrogno Milan che si accontenta della rimessa. Pallone di ritorno di Franco Ruiz per Quintana Montero, ancora Franco Ruiz dietro per il numero 15 Madrogno Milan, ancora Milan cerca l'imbucata, insegue Franco Ruiz, libera però il Krasnodar. Madrogno Milan fermato da Golubkov che prova a trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Ancora un tentativo, questa volta direttamente in porta da parte di Javier Quintana Montero. Un po' di cambi come al solito per il Krasnodar che cambia spesso e tanto durante tutto l'arco della partita.
forse un fallo qui, lascia proseguire l'arbitro. E allora recupera Golubkov. Forse è rimasto anche a terra un bambino dell'Atletico Madrid, allora la panchina dell'Atletico avvisa l'arbitro affinché fermi il gioco. Sempre 0-0 all'undicesimo minuto, mentre ecco qui il giocatore Sverlov rimasto giù, mentre vediamo anche qualche tifoso del Krasnodar sulle tribune. Io vi ricordo che questa è la partita che invece decide, o meglio le due partite che si stanno giocando in contemporanea, che decidono il gruppo B con però un gruppo B che è già abbastanza delineato. L'Atletico Madrid è già primo, il Krasnodar è già quarto sicuramente, mentre Ajax e Manchester United si giocano seconda e terza posizione, essendo a pari merito in questo momento a 3 punti, anche se l'Ajax ora è già in vantaggio 1-0 grazie al gol di Van der San. E allora Yatsenko per la rimessa laterale, Quintana Montero, insegue Glovatsky, capitano del Krasnodar. Ancora Glovatsky a cercare Yatsenko, anzi chiedo scusa, con il numero 5 Gert, poi Golubko. Pallone recuperato dall'Atletico, Franco Ruiz se ne va con Riquelme Gonzalez dall'altra parte, lo cerca, bravo Riquelme Gonzalez a tornare su Franco Ruiz, va l'uno contro uno, ancora il numero 7 all'indietro per il tentativo con il destro di Madronio Millan. Intanto si è rimesso Sverlov, che però ha lasciato il campo per il momento. Sheremet, ancora il portiere del Krasnodar, poi Madronio Millan che fa proseguire, ancora un po' di confusione, non c'è stato ancora nessun pareggio, nessuno 0-0 in queste partite, c'è stato un 2-2 poco fa tra Paris Saint Germain e Corinthians, ma di 0-0 ancora nessuno. Vedremo intanto quello che sta maturando qui al 13° minuto. Pallone in rimessa laterale in favore del Krasnodar, con la rimessa laterale adesso a favore di Glovatsky, capitano della squadra russa. Ecco qui la rimessa molto bella di Glovatsky, che questo non è semplice da insegnare ai bambini, la corretta esecuzione di una rimessa laterale. Tanto il numero 7 Golubkov che recupera un buon pallone, poi se ne va però ancora l'Atletico Madrid con una bella azione, Gonzalez Riquelme va con il destro centrale, la presa da parte di Sheremet che non si fa sfuggire il pallone. Poi Madronio Millan a recuperare, il numero 4 è Arza Boiero a ridare il possesso palla all'Atletico, Quintana Montero finisce giù, c'è un calcio di punizione in favore dell'Atletico Madrid. Avete visto ancora il destro da parte del numero 8, Riquelme Gonzalez Adrian. Adesso il numero 3, Paniagua Vaquero, Hector, che andrà con il sinistro a calciare probabilmente verso la porta di Sheremet. Infatti è così, sfiora anche l'incrocio, anche se il pallone era piuttosto lento nella sua traiettoria. Va vicino all'incrocio dei pali.
ancora un tentativo da parte del Krasnodar con il pallone però recuperato da Madronio. Milan non passa, ancora il biondino, il biondo Madronio Milan, biondo a capelli lunghi, pallone in avanti gestito da Arzaboiero. Paniagua Vaquero va in profondità, in qualche modo Franco Ruiz prova a controllare questo pallone e ci riesce. Quintana Montero va con il destro, pallone a lato, non di molto. E allora ancora 0-0 a 4 minuti dalla fine di questo primo tempo. Pressato adesso il giocatore del Krasnodar, riesce in qualche modo a liberarsi anche grazie all'aiuto di Sheremet. Attenzione alla ripartenza da parte del numero 23 Posmashny, che trova una deviazione e un calcio d'angolo. Allora corner per il Krasnodar, palla dentro, il colpo di testa da parte del numero 3 Paniagua Vaquero a liberare, che però concede un altro corner per il Krasnodar. Un pallone dentro, esce Utrero Labrador e libera Atletico Madrid. Attenzione perché adesso è un 3-4 contro 1. Franco Ruiz, un pallone non perfetto per Riquelme Gonzalez, a sua volta Arzaboiero. Si è ristabilita però e si è risistemata nella fase difensiva la squadra del Krasnodar, e allora adesso non ci sono più varchi. Prova col sinistro qui Paniagua Vaquero, non ha sfruttato al meglio però il contropiede dell'Atletico Madrid con Franco Ruiz, che non è stato abbastanza lucido per dare un pallone in profondità a Riquelme Gonzalez, che si sarebbe trovato a quel punto solo davanti a Sheremet. Ecco il capitano del Krasnodar, lo vedete inquadrato col pallone in mano e con la fascia al braccio. Si tratta di Maxim Glovatsky. Ecco il tentativo da parte di Biryukov, lotta su questo pallone anche Riquelme Gonzalez. Alla fine la palla è buona per il 23 Posmashny, viene fermato. Avete sentito un fischio, sono fermati anche alcuni giocatori, in realtà il fischio, guardate che con la sola Posmashny va via Arzaboiero e si guadagna un altro corner. Calcio d'angolo dunque per il Krasnodar nel finale di questo primo tempo, sempre 0-0 il risultato. Ora Franco Ruiz lotta in qualche modo, ancora un 3 contro 1, vediamo se questa volta concretizza. Franco Ruiz solo davanti a Sheremet, il pallone in fuori gioco però Gonzalo Riquelme, e allora Riquelme Adrián González segna in posizione di fuori gioco, viene annullato. Vediamo ancora, questo è in posizione regolare, poi Franco Ruiz serve, ma sta migliore, attenzione però perché Franco Ruiz riesce a infilarsi nella difesa del Krasnodar a segnare il gol dell'1-0 al 20° minuto, passa l'Atletico Madrid con Franco Ruiz. Qui è molto molto bravo il numero 7 Alberto Franco Ruiz, che si infila nella difesa del Krasnodar e segna il gol dell'1-0. In questo momento quindi l'Atletico Madrid
sarebbe a punteggio pieno a quota 9 punti con la vittoria anche sul Krasnodar. Attenzione però, perché qui Utrero Labrador deve uscire, molto attento il portiere dell'Atletico Madrid. Adesso è finito il primo tempo, ancora qualche secondo forse per un piccolo infortunio a Sverlov. Pallone tentato in avanti da parte del Krasnodar, indietreggia con calma Utrero Labrador per prendere il pallone con le mani, per concedersi la presa con le mani, e ricomincia l'Atletico Madrid qui con Paniagua Vaquero che si affida nuovamente al proprio portiere, ancora Arzabue Hierro, perde palla Pashmashni, prova a mettere al centro questo pallone, attenzione Biryukov, la parata in due tempi sicura da parte di Utrero Labrador, e arriva il duplice fischio anche qui tra Krasnodar e Atletico Madrid, avanti gli spagnoli 1-0 grazie al gol al 20° di Franco Ruiz. A tra poco. Ben ritrovati ancora per questo secondo tempo di Atletico Madrid Krasnodar, con l'Atletico Madrid che conduce 1-0 grazie al gol di Franco Ruiz. Primo tempo piuttosto a ritmo basso, con l'Atletico già certo comunque di partecipare, come di arrivare prima nel girone B, con questa vittoria ancora maggiore la certezza. Si attende una contemporaneità piuttosto inutile, perché questo girone è già piuttosto delineato, con il Krasnodar comunque sicuro di arrivare ultimo, il Atletico Madrid sicuro di arrivare primo, quindi questa partita conta, ma fino a un certo punto. Conta invece di più quella che si sta giocando tra Ajax e Manchester United, dove è avanti l'Ajax. Con l'Ajax che è avanti nel 5-0 contro il Manchester United. Attenzione però, perché è entrato con il numero 11 Jakub Bernal subito a prendere palla per l'Atletico Madrid e soprattutto a subire il fallo. E allora punizione per l'Atletico, sul pallone si mette Quintana Montero per andare a calciare magari verso la porta. Ecco qui il numero 2 Quintana Montero, suo sguardo concentrato. Va Montero direttamente in porta, Sheremetti in due tempi, molto attento. Ancora recuperato però il pallone dall'Atletico con Vaquero, ancora pallone che galleggia quasi sulla linea di porta, alla fine in qualche modo il Krasnodar si salva. Golubkov cerca il cambio gioco e lo trova per un buon movimento da parte del 23 Pashmashni, viene fermato o quantomeno rallentato nella sua azione Pashmashni, che poi prova ad andare via con la suola, alla fine lo ferma Zamorano De Vega in rimessa laterale. Ancora un ultimo tocco da parte di un giocatore dell'Atletico. Sarà calcio d'angolo in favore del Krasnodar. Va Golubkov dalla bandierina, pallone molto alto sul secondo palo, riesce soltanto a sfiorarla Pashmashni. Ancora una chance per il Krasnodar. Ferma tutto l'Atletico. Ancora Krasnodar però prova a farsi vedere. Poi il tentativo da parte dell'Atletico di dar respiro a questa manovra. Lo fa molto bene col cambio gioco. Rientra Paniagua Vaquero. Viene fermato dal 23 Pashmashni, Nikita di nome.
Ancora Nikita a chiudere col pallone che arriva nella zona commentatori, mentre Marcos Zamorano de Vega è stato anticipato, numero 14 dell'Atletico Madrid. Adesso si riparte da Quintana Montero, pallone avanti per Yacoub Bernal, in qualche modo recupera ancora palla il numero 10 Pereira Roman, ancora Yacoub Bernal, se ne va sulla destra Bernal, il pallone dentro per il tentativo da parte di Zamorano de Vega, che però non trova l'impatto corretto con il pallone. Pereira Roman viene lasciato sul posto da Golubkov, che però sbaglia poi l'appoggio laterale, e allora ancora Quintana Montero, area di rigore, ancora Quintana Montero, ci arriva forse con la punta del piede ma non riesce a tenere vivo questo pallone, questo possesso per l'Atletico Madrid. Buon movimento da parte di Golubkov, che lascia passare questo pallone. Viene colpito in pancia probabilmente Samuel Pereira Roman. Si riprende però il numero 10 dell'Atletico, intanto Yatsenko prolunga, dove prova ad arrivare Biryukov, fermato ottimamente però da Madrogno Milan, che gioca bene sia a centrocampo sia in difesa. Zamorano della Vega, anzi De Vega, chiedo scusa, poi Yacoub Bernal viene anticipato dal numero 2 russo Tretiakov. Ancora un tentativo da parte del Krasnodar sulla sinistra con il tocco in rimessa laterale. E allora Glovatsky, il capitano, questa rimessa dentro l'area di rigore. Visto un fallo, fallo in attacco da parte di Boryukov. Un errore qui in disimpegno da parte dell'Atletico Madrid. Inquadrato Marcos Zamorano de Vega, nato il 22 marzo del 2006 a Madrid. Mentre si vede anche Nikita Pasmashny, seguito dalle nostre telecamere. Madrogno Milan, dietro per Utrero Labrador. Il pallone in profondità a cercare Yacoub Bernal, attenzione al break possibile per l'Atletico, qui con il buon possesso palla di Zamorano de Vega, ancora il controllo del mancino, Golubkov arriva su di lui, gli porta via il pallone, poi però è Caparbio de Vega, cerca di tornare su questa palla, ci pensa Sheremetta ad allontanarla. Utrero Labrador ancora perfetto con i piedi. Qui è l'ottimo pallone per Yacoub Bernal, che viene fermato per un attimo in area di rigore. Sarà stato bravissimo a recuperare palla Pereira Roman, numero 10 dell'Atletico. Qui Yacoub Bernal poteva servire in mezzo un liberissimo Zamorano de Vega, scelto per l'azione individuale. È stato poi fermato molto bene da Tretiakov. Adesso recupera di nuovo il Krasnodar con stazione da parte di Yatsenko, l'errore, Yatsenko ci riprova, poi in qualche modo riesce a prolungare, ma interviene Madrogno Milan due volte, subisce anche l'attacco da parte del numero 10 Artem Biryukov, sicuramente fisicamente più quotato rispetto a Madrogno Milan, che però qui lo aveva decisamente anticipato. Allora rimane a terra il biondissimo Dario Madrogno Milan, nato il 16 maggio del 2006 a Madrid. Allora 8 minuti di gioco in questo secondo tempo, sempre 1-0, resiste il gol di Franco Ruiz, ma
Soprattutto non si vede in campo il capocannoniere di questo torneo, che rimane ancora Mursillo Fernandez a quota 5 gol. Vedremo se ci sarà spazio per lui. Zamorano De Vega prova a liberarsi, poi arriva anche Pereira Roman, numero 14 non controlla. Adesso il pallone in avanti, gestito ancora da Madrogno Milan, che nel frattempo si è ripreso. Ancora Pereira Roman, Zamorano De Vega cerca Bernal Yacoub, alla fine Pereira Roman a provare a calciare verso la porta, Golubkov allontana, poi arriva il destro di Quintana Montero direttamente sul fondo. Anche Viso Velasco non ha giocato questa partita, non sta giocando questa partita, centrocampista che si è contraddistinto come uno dei migliori centrali di questo torneo. Ovviamente tutti i titolari sono stati lasciati un po' a riposo. Il tentativo adesso è del Krasnodar, che viene però immediatamente sedato. Ancora Krasnodar prova a farsi vedere sulla sinistra, recupera un buon pallone, però l'Atletico Madrid lancia in profondità, un po' troppo in profondità, non può raggiungerlo Yacoub Bernal. Adesso tra poco in campo Arza Boyero e con il numero 8 Riquelme Gonzalez. Intanto Atletico Madrid che prova a farsi vedere con tentativo di Paniagua Vaquero, poi Zamorano De Vega che sicuramente si impegna tanto, lotta su ogni pallone, si conquista una rimessa, anzi no, la rimessa dovrebbe essere comunque per il Krasnodar, ma c'è prima il cambio. Eccolo qui l'ingresso in campo da parte di Riquelme Gonzalez e Arza Boyero, esce Quintana Montero, esce con il numero 11 mi pare Yacoub Bernal. È così, eccolo qui Riquelme Gonzalez, pallone per Pereira Roma, anzi per lo stesso Riquelme Gonzalez, poi attenzione Zamorano De Vega, arriva il gol, il 2-0 dell'Atletico Madrid al decimo minuto con Marcos Zamorano De Vega. Il suo primo gol in questo torneo, giocato poco Zamorano De Vega, la soddisfazione di trovare dunque di entrare nel tabellino del Venice Champions Trophy anche per il numero 14 Marcos Zamorano De Vega. Pallone centrale, un errore, allora attenzione Riquelme Gonzalez, ancora Zamorano De Vega, Riquelme Gonzalez non riesce a calciare perché viene stoppato molto bene da Tretiakov. Adesso è Biryukov, Biryukov che cerca di controllare questo pallone, non ci riesce, Riquelme Gonzalez, Madrogno Milan, cambia gioco sulla destra dove c'è Arza Boyero. Sta per entrare di nuovo in campo anche Dimitri Sverlov, nato a Madrid il 20 maggio del 2006, ma di nazionalità russa. Lo dice un po' anche il nome, Dimitri Sverlov. Per lui un po' un derby quello contro il Krasnodar, anche se in realtà non so da che parte della Russia provenga, ma essendo russa la squadra del Krasnodar, rendiamola un po' più generale la cosa e quindi sorta di derby del cuore per Sverlov. Ora è Zamorano De Vega che ha un buon aggancio e soprattutto un buon pallone per Gonzalo Riquelme. Sheremet molto attento, il pallone per Yatsenko. Si gira bene qui Ciubenko. Tutti molto alti i giocatori del Krasnodar. Adesso è Turshiev ancora per Yatsenko. Prova a mandare il pallone in profondità dove però controlla ancora l'Atletico Madrid. Zamorano De Vega cerca l'appoggio ancora per il numero 8 Riquelme Gonzalez. Sta per entrare Franco Ruiz.
l'autore del gol dell'1-0, numero 7. Che così, visto da dietro, potrebbe anche vagamente somigliare a un giovanissimo Fernando Torres. Ora non vorrei cercare chissà quale paragone. Qui però Biryukov trova la risposta egregia da parte di Utrero Labrador. Nacho Utrero Labrador, nato il 21 giugno, tra l'altro il suo compleanno, due giorni fa, del 2006. Allora mancano 6 minuti alla fine di questa partita, 2-0 Atletico, ora calcio d'angolo per il Krasnodar, il colpo di testa da parte di Biryukov che esce di un soffio, va vicino a riaprire la partita la squadra russa ma non ci riesce. Qui bello il colpo di testa, davvero fuori di un nulla. Allora di nuovo dentro Franco Ruiz. Esce con il numero 4 Arzabore Boiero, entra con questo tentativo, prova direttamente Riquelme Gonzalez, anche qui da vedere se il pallone sia entrato o meno, ma che destro a giro pazzesco di Riquelme Gonzalez, davvero una prodezza del numero 8 Adrián Riquelme Gonzalez. Ecco qua sul destro, guardate che botta, forse non è entrata questa, differenza del gol non dato a Rufied ieri del Paris Saint Germain, che invece era entrata. E come Zamorano De Vega lotta, si lotta su ogni pallone, ancora ne esce bene però il Krasnodar. Buona l'azione da parte dei russi che si guadagnano un corner. Anzi no, era rimessa dal fondo, non c'era calcio d'angolo. Allora Madronio Milan, pallone in avanti a cercare Zamorano De Vega, chiude bene però Tretiakov, poi lancia in profondità Ciubenko. Ecco qui Glowacki, ancora un tentativo da parte di Biryukov che è sicuramente più pericoloso dei suoi. Qui Sverlov con un fallo. Tanto sta dilagando l'Ajax contro il Manchester United, 8-0 il risultato. Attenzione a Franco Ruiz che recupera un buon pallone, lo consegna sui piedi di Gonzalo Riquelme, primo dribbling, poi viene recuperato Ciubenko, serve Biryukov, buona la sponda per il tentativo di Yatsenko, però non ha spazi, in realtà era Nikita Petrov che poi perde palla. Zamorano De Vega molto attento, ancora pallone per lui, Zamorano De Vega può arrivare, c'è però il fallo di Petrov e c'è il cambio, entra con il numero 17 Kasparian proprio per Nikita Petrov, entra anche Golubkov. Calcio di punizione in ogni caso per l'Atletico di Madrid con il numero 8 Adrián Riquelme Gonzalez che ha colpito una traversa interna poco fa, pallone che non dovrebbe essere entrato e qui è Sheremet che lo toglie invece dall'incrocio dei pali. Una grandissima parata da parte di Sheremet, uno dei migliori portieri di questo torneo. E allora cerca ancora gloria Riquelme Gonzalez. Palla dentro, allontanata ancora da Biryukov. Anzi era Glowacki. Ecco
Sverlov per Riquelme Gonzalez. Poi Pashmashny sbaglia il retropassaggio. Bravo però a intervenire su questo pallone Sheremet. Pereira Roman si fa anticipare da Chubenko, che poi cerca un pallone per Golubkov. Ancora Atletico Madrid che torna su questo pallone per un attimo, perché poi Glovatsky mette ordine. Dentro il pallone per Golubkov, tentativo di dribbling del numero 7. Attenzione, Zamorano De Vega, subito il pallone per Riquelme Gonzalez. Gli manca l'ultimo dribbling, poi Pereira Roman, ancora Riquelme Gonzalez. Pereira Roman arriva addirittura un tiro in porta con la deviazione che smorza la conclusione da parte di Tretiakov. Un minuto e mezzo al termine di una partita, come detto, piuttosto inutile, perché l'Atletico Madrid era già sicuro di essere primo e il Krasnodar già sicuro di essere ultimo. Un po' più per la gloria e per l'Atletico, per far giocare qualche bambino che ha giocato meno. E allora siamo sul 2-0 per l'Atletico Madrid. Adesso il tentativo dalla distanza da parte del Krasnodar, anche un po' sfortunato perché non riesce a trovare il gol. Qui ci ha provato il capitano Glovatsky, rivediamo, gran sinistro. E Utrero Labrador forse la tocca di quel tanto che la manda sul palo, anzi no, è rimessa al fondo, quindi Utrero Labrador non la tocca proprio. Palo per il Krasnodar. E allora Glovatsky per Tretiakov, che apre il gioco dall'altra parte, dove però viene anticipato da Sverlov il numero 7 Golubkov. Anzi, era, si trattava di Kasparian. Ancora Kasparian cerca di andare via Sverlov senza riuscirci. Tretiakov, quando mancano 3 secondi alla fine, e arriva il triplice fischio. Atletico Madrid vince 2-0 grazie ai gol di Franco Ruiz, chiedo scusa, di Zamorano De Vega, ed è primo nel girone a quota 9. Non è ancora finita, perché in realtà il triplice fischio era arrivato dalla partita invece dall'altro campo. Ve l'abbiamo detto che c'è stata un po' di confusione per i continui fischi che arrivano un po' da tutte le parti, fischi degli arbitri ovviamente. Allora si continua a giocare, 30 secondi dopo il 20esimo, con Zamorano De Vega. Sverlov piuttosto inspiegabile questo recupero. Allora Zamorano De Vega prova ad avventarsi sul pallone, Glovatsky interviene, fischietto in bocca per l'arbitro. E arriva adesso il triplice fischio, vince 2-0 l'Atletico Madrid. Franco Ruiz al 20esimo del primo tempo e al 10° del secondo. Zamorano De Vega, Atletico Madrid a punteggio pieno, 9 punti nel girone B. È primo il Krasnodar, invece è ultimo a 0 punti al quarto posto.